Ciao a tutti, oggi volevo parlare un po' di strumming, anzi grazie a Barbara che ha lanciato l'idea, mi sembra un'ottima idea, quello appunto di fare un video dove si possa parlare un po' di strumming e di come portare il tempo. Mi voglio avvalere di un ritrovato tecnologico quale una nacchera da piede. Non voglio darvi dei tempi preconfezionati, sarebbe forse più utile darvi un sistema con il quale poi voi potete crearvi dei pattern. Appoggio il ritrovato tecnologico a terra. Come faccio a creare dei pattern ritmici di strumming adatti alla canzone che voglio suonare? Allora, innanzitutto devo fare una cosa, devo immaginare la canzone che voglio suonare. Se voglio suonare che sarà, faccio questo lavoro mentale. Premo play nella mente e parte la canzone e fa paese mio che stai sulla collina. Se faccio questo lavoro mentale posso subito tracciare il beat, il tempo della canzone, e verrà fuori questo paese mio che stai sulla collina. Ok, ho rintracciato il tempo di più o meno il tempo della canzone che voglio eseguire. Adesso io mi ritrovo a creare un pattern di strumming adatto a questo tempo. Come faccio? Beh, innanzitutto la cosa più semplice che posso fare è suonare su questi impulsi. Paese mio che stai sulla collina. Ok? Questo lavoro qua. Adesso l'ho suonato in quarti. Praticamente divido il tempo in questa maniera. Paese mio che stai sulla collina. Ok? Lavoro in quattro. Uno, due, tre, quattro. Perché la canzone è in quattro quarti. Se fosse stata in tre quarti avrei contato in tre, ma questo è un altro paio di maniche. Vediamo se poi trattiamo anche questo aspetto del tre quarti, ma in realtà è un derivato di questo ragionamento del quattro quarti. La cosa più semplice che posso fare è suonare in questo modo. Se volessi raddoppiare le pennate devo praticamente lavorare in ottavi, per cui devo fare il doppio dei colpi per ogni colpo di click che ascolto. Così sto lavorando in ottavi. Per cui paese mio che stai sulla collina. Ok. Se volessi rappresentarlo con più colpi, posso suonare in 16. Per ogni colpo di click farò 4 colpi di strumming. 2, 3, 4, ok? Sarebbe questo. Vediamo le differenze. In quarti. Ottavi. Sedicesimi. Poi ci sarebbero 32esimi, 64esimi, ma sarebbero sarebbe comunque un derivato, ma in realtà neanche ci serve più di tanto, a meno che facciamo i mariachi, insomma, ecco. Però vabbè, esistono tutti questi colpi. Se decidessi di lavorare in ottavi, per esempio, sarebbe questo. Io posso partire da una base di questo tipo. Poi come posso fare per creare delle suggestioni di strumming, ritmiche di strumming? Devo togliere, partiamo dagli ottavi, poi toglierò qualcosa. Ora toglierò qualche colpo. Vedete? Quarto, 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 ottavo, quarto, 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 ottavo, quarto. Praticamente ho miscelato le due modalità, i quarti e gli ottavi. Io posso creare un pattern dove ci stanno dei quarti, degli ottavi e dei sedicesimi. Vediamo un po'. Cosa ho fatto? Praticamente ho fatto una miscela di quarti, ottavi, sedicesimi. Ho creato un mio pattern, ne posso creare tanti.
Adesso facciamo un esperimento. Lavorerò in sedicesimi, per cui sedicesimi possiamo immaginare come se fosse una foto con una bella definizione. I sedicesimi, no? Nel senso, io faccio una foto a un soggetto, questo soggetto lo vedo con un sacco di colori, lo vedo con tanti pixel, con tanta definizione. Invece gli ottavi sarebbe la stessa foto, lo stesso soggetto, ma con una macchina fotografica diversa, con meno risoluzione, meno colori, meno dettaglio. Quarti ancora peggio, sarebbe proprio fatto col cellulare, sempre lo stesso soggetto ma con un cellulare vecchio, diciamo con 256 colori, no? Possiamo immaginarlo in questo modo. Per cui tramite lo strumming posso rappresentare una definizione di quello che sto suonando. Allora facciamo questo esperimento. Io parto da un'idea di sedicesimi, che è questa. Ok? Adesso proverò a togliere delle cose. Lo farò in questo modo, appoggiando o meno il dito. Vi ricordate l'altro video? Non so se l'avete visto, quello on off, quel discorso del reggae. Lì viene spiegato questo concetto. Per analizzare al meglio questo concetto dello strumming ci torna utile questo sistema. Io con questo sistema posso fare più o meno tutti i ritmi che voglio. Se volessi fare una cosa tipo, vediamo un po', tipo reggaetone, no? Sapete? Tum, ta, tum, ta, tum, ta, tum, ta. Mio che stai sulla collina. Ok, per cui posso rappresentarlo tipo reggaetone. Come faccio? Faccio in questo modo, parto con i sedicesimi. Faccio. Ci avete fatto caso che la mano fa sempre questo lavoro? Un errore potrebbe essere suonare il reggaeton in questo modo. Ovvero suonando il colpo che ci serve e sfruttando il verso che ci sta comodo. In realtà no, perché così mi imparo solamente quel modo di suonare. Se invece adotto questo sistema dei sedicesimi che suonano o non suonano, ma io so che esistono quei sedicesimi, stanno lì, come faccio a valorizzare il fatto che esistano? Facendo sempre questo, spennellando a tempo, devo creare un balletto, è come se ballassi al ritmo mentale della canzone che sto diciamo eseguendo, per cui devo fare questo lavoro per fare il reggaetone, non è questo? Vedete la mano destra? Non sta facendo il lavoro giusto. Il lavoro giusto è questo. Vedete, c'è sempre quel ta 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 ta. Per cui il primo esercizio sicuramente è questo qui, dei sedicesimi. Se invece volessi rappresentare un altro ritmo, se volessi rappresentare un reggae, lo posso fare. Paese mio che stai sulla collina. È uguale. Vi ricordate anche nella lezione sul reggae? Io facevo fare anche le ghost. In realtà è quello che poi sto usando in questo sistema. Lì ci facevo il reggae, ma poteva essere anche. Paese mio che stai sulla collina. Sentiamo il reggae invece adesso. Paese mio che stai sulla collina. Sentite? Oppure paese mio che stai sulla collina. Paese mio che stai sulla collina. Reg, paese mio che stai sulla collina. Sentite? Tutto si incastra sempre sul metronomo che sto battendo. Io non mi sto schiodando perché io tutto quello che faccio devo incastrarlo in questo tempo. Il tempo è da qui a qui, da qui a qui, ok? Io devo riempire questo spazio, anche in ritmi molto diffusi, tipo... Dove faccio? Giù, 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 su, su, giù, 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 su, su, giù, giù. Questo è un pattern ritmico tipico, no? Avete sentito miliardi di volte.
Anche questo, se ci pensate, se andiamo a analizzare, si basa sempre sui sedicesimi. Vediamo. Sentite? Niente, questo ukulele oggi non vuole proprio collaborare. Per cui ritmi di questo tipo si basano su questo concetto, sui sedicesimi, dove non suono tutto, perché se suonassi tutto non c'è più sorpresa. Sarebbe questo: paese mio che stai sulla collina. Dopo 2 minuti rompo le scatole. Perché? Perché è tutto, troppo, è un muro sempre pieno, non ha sorprese, non ha sorprese nell'ascoltatore, non riesco a creare un'aspettativa nell'ascoltatore, sa, sì, già sa che sarà sempre così. Io invece posso variare in continuazione, in questo modo. Paese mio, che stai sulla collina. Adesso ho esagerato, però l'ho fatto a sensazione, l'ho fatto semplicemente basandomi su un sistema. Per cui l'esercizio è questo. Mi raccomando, però è importante farlo su una base, su un click, anche su una canzone. Mettete play sulla vostra canzone preferita. Ho cambiato location, mi hanno telefonato e mi si è bloccata la registrazione. Vabbè, la riprendiamo. Praticamente, allora, dicevamo, c'avevo il mio ritrovato. Dove sta il mio ritrovato? Non l'ho più ritrovato, eccolo. Ecco, ho ritrovato il mio ritrovato. Dicevamo che io devo praticamente concentrare lo strumming su un beat di partenza, un beat, deve essere un beat mentale. Questo beat mentale adesso lo sentiamo. Immagino questo. Ok, e parto facendo lo strumming su questo, adagiandolo su questo beat. Qui. Ok, così forse va meglio. Ragionavamo sull'incastrare questa spennellata che faccio sulle corde. Lo devo incastrare in 4 impulsi, che sono questi. 1, 2, 3, 4. Posso semplicemente togliere alcuni colpi. Se uso questa tecnica posso ottenere un ritmo più serrato, no? Oppure. Che sto facendo? Sto scegliendo alcuni colpi che faccio suonare e altri che non faccio suonare, li blocco. Ma in realtà, ok, mi hanno ritelefonato, ho cambiato location di nuovo. Questo video è complicato oggi farlo, però dai, va bene così. Allora, mi sono un po' perso. Parlavamo di strumming, oggi si parlava di strumming, giusto? E facevo questa cosa del sedicesimi. Se volessi usare appunto questo sistema, posso bloccare le corde e ottenere un suono più ritmico, più sincopato, insomma, in qualche modo, no? Se invece posso anche non usare questo sistema, per cui mettere il dito qui e semplicemente fare questo. Ne sto facendo tanti, praticamente sto cambiando ogni volta pattern, praticamente, per cui in realtà neanche conviene che vi dia dei pattern preimpostati,
Ma forse è sia più divertente e poi scegliete quelli che vi piacciono di più a voi, sicuramente con questo sistema potete farveli voi stessi. Nel frattempo ho iniziato a fare un po' caldo, meno male che è uscito il sole. Per cui insomma ecco, questo qui è il sistema. Paese mio che stai sulla collina. Altra cosa utile che posso usare per rappresentare al meglio lo strumming è inserire appunto il chop. Questo qua. Se un ritmo fosse questo. Ok? Potrebbe diventare. Mi baso sempre comunque su questo movimento e metto il chop un po' dove voglio. Se metto il chop sul 2 e sul 4 ottengo un tempo veloce. Se metto il chop sul 3 ottengo un ritmo lento. Sentiamo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sentite? Ottengo questo risultato, per cui posso inserire il chop su questi sedicesimi. Questi sedicesimi li suono o meno e posso avvalermi di questo sistema in base all'accordo in cui sto. Ogni accordo, vi ricordo, ha il suo sistema per essere bloccato. Accordi col barré, ovviamente, basta che sollevo la pressione, tolgo la pressione e ottengo questo. Questo è il metronomo. E inserendo il chop, appunto, posso creare ulteriori suggestioni. Ok. Dai, io diciamo è un po' caotica questa lezione di oggi. Sì, sono dell'idea che sia un po' caotica questa lezione di oggi. In effetti sì. Va bene, dai, oggi è andata così. Domani andrà meglio. Poi se questa lezione non vi piace, la rifacciamo un po' meglio, dai.